Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Femminicidio. Per Letta solo sanatoria clandestini. Nulla è stato fatto per aumentare la sicurezza delle donne. Zero passi avanti in tema di prevenzione. Nessuna attenzione all'educazione sentimentale. Questo decreto inganna i cittadini perché include una sanatoria per clandestini. Decreto approvato alla Camera il 9 ottobre 2013 con 343 sì e 20 astenuti. Se già esistono delle situazioni dove si può conferire il permesso di soggiorno, non si vede perché bisogna ulteriormente incentivare il permesso di soggiorno con situazioni che possono anche essere, diciamo così, costruite in maniera tale che si possono poi ottenere questi permessi di soggiorno. È evidente quindi che così si incentiva il fatto di poter anche dire picchio la moglie, faccio paura alla moglie, così prende il permesso di soggiorno e siamo a posto. Questo decreto è diventato un carrozzone. Avete caricato su questo decreto, che ripeto doveva parlare solo ed esclusivamente del problema e del tema del femminicidio, della tutela delle donne, del contrasto alla violenza nei confronti delle donne, delle misure repressive nei confronti di coloro i quali commettono reati nei confronti delle donne. Questo decreto l'avete caricato di temi e di argomenti che non c'entrano, che non avevano alcuna attinenza e alcuna finalità e non erano affini rispetto al tema. Avete caricato il tema dei vigili del fuoco, avete caricato il tema dei militari, avete caricato il tema della protezione civile, siete stati talmente incoscienti da caricare anche il tema e anche le polemiche sulla TAV. E così facendo avete svilito, avete offeso la natura, la finalità di questo decreto. Addirittura avete caricato il tema del permesso di soggiorno per gli immigrati clandestini, ma ormai è chiaro, è evidente che a questa maggioranza e a questo governo interessano molto di più le sorti degli immigrati clandestini che non dei cittadini italiani. Più che sull'articolo, per segnalarle un comportamento dir poco irrispettoso e scorretto, se non caffone, da parte del sottosegretario che è ancora al telefono in questo momento, quando non solo si è rifiutata di alzarsi per dire, sarà anche un qualcosa di rituale, ma perlomeno sicuramente lo è anche di educato, alzarsi a dire se effettivamente, e questo succede sempre di prassi, il parere del governo era conforme o meno. Non solo non si è alzata, ci ha anche mandato deliberatamente a quel paese e poi si è messo al telefono. Perlomeno cortesemente si richiama un comportamento cafone da parte del governo, perché non è accettabile. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.